Infissi legno alluminio, pregi e difetti. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. E molte abitazioni private prediligono, o meglio i clienti delle abitazioni prediligono, infissi legno alluminio per i suoi pregi e per i pochissimi difetti. I pregi di un infisso in legno alluminio sono prima di tutto il calore al tatto, l'isolamento termico, comunque una buona resistenza meccanica, perché il legno lamellare c'è un infisso resistente che ti consente di fare aperture con dimensioni di tutto rispetto, un'estetica molto gradevole, cioè la finestra per antonomasia è la finestra in legno, la resistenza esterna dell'alluminio che di fatto lo rende indistruttibile, non occorre riverniciare il serramento. E gli unici difetti che mi vengono in mente sono questi: uno, il costo, perché è uno dei tre serramenti più costosi, perché di fatto è un serramento in legno al quale applichiamo un'altra parte, un mezzo serramento in alluminio. Questo rende molto l'idea. Se dovessi spiegarlo a mia figlia che ha 4 anni, direi: guarda Elisabetta, prendi una finestra in legno, ne fai una mezza in alluminio e gliela attacchi di fuori. È per questo che costa di più. Non è una questione di glamour, di firme o di condizioni commerciali. È proprio che è una finestra più una metà di un'altra finestra. Questo giustifica il costo, ma il costo in realtà c'è spalmato per tutti gli anni che può durare un infisso in legno alluminio, può durare anche 50 anni. Non è così elevato come di primo acchito ci possa pensare. Un altro piccolo difetto di un serramento legno alluminio, tranne casi molto estremi, è che se io voglio un serramento molto molto minimale, molto molto sottile, magari sarebbe meglio andare su un altro tipo di serramento come l'acciaio o come l'alluminio. Se vuoi dei consigli su quale serramento scegliere, su approfondire i pregi e difetti in funzione magari dell'isolamento acustico, della sicurezza antieffrazione per il tuo caso specifico, le tue dimensioni, le tue esposizioni, e sei un cliente che non possiamo servire direttamente con la Bisacchi, cosa ti rimane da fare? Se vai direttamente da chi ti vende le finestre, lui tirerà l'acqua al suo mulino e i consigli saranno molto di parte. Nel caso di Bisacchi puoi avvalerti di un servizio di consulenza dove ti consiglierò appunto la soluzione migliore per te e magari ti aiuterò a scegliere anche il preventivo migliore. Se vuoi saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!